gente, benvenuti al mio canale. Questa qua è la seconda parte del vlogmas del video che ho fatto ieri, che il video si è fatto troppo lungo, quindi l'ho diviso su due parti, come voi sapete. E poi vi racconto cosa mi è successo ieri, e mi gira ancora la testa. Ho voluto fare questo video perché volevo condividere con voi questa esperienza un po' traumatica e niente. Guarda che prende la sua cuccetta, la sua posizione, guarda come prepara la cuccetta la mia bambina. Comunque, adesso torniamo a noi. Cosa mi è successo ieri? È stata una giornata traumatica per me ieri perché avevo l'intenzione di fare il vlogmas tutti i giorni, ma non ce l'ho fatta. Niente, stavo dormendo e avevo acceso il scaldotto. Io c'ho quello per scaldare la casa, quello a gas. E perché qua in Spagna purtroppo la maggior parte delle case non sono preparate per l'inverno, non ci sono installazioni di scaldamento né niente, c'è l'aria condizionata che c'è il freddo e il caldo, per fortuna ce l'ho io a casa, tante persone non ce l'hanno, ho i radiatori, sai quelli che tipo termosifoni però elettrici, quest'anno non li ho utilizzati, ho utilizzato questo aggeggino che mi hanno regalato, va bene. E vado a dormire ciallatissima, verso le 9:30 mi chiama mia sorella. Di solito io mi sveglio verso le 7-8. Mi sono svegliata, ero stanca, ho un sacco di cose questi giorni. E quindi niente, sono rimasta a letto, mi ha chiamato, mi sono svegliata di colpo, spaventata dal rumore del telefono. E niente, mi sono svegliata tutta di scatto, mi girava la testa, pensavo dallo spavento che ho preso. E invece no, ho cominciato a girarmi la testa, mi veniva da vomitare in una maniera pazzesca, si sono messe a formicarmi le mani, i piedi, sono riuscita a scendere dal letto gattonando fino in bagno, ho vomitato l'anima, stavo malissimo, ho gattonato fino al divano, pensavo di morire, stavo malissimo, malissimo, malissimo. Allora ho chiamato il ragazzo con cui sto uscendo, non mi rispondeva al telefono perché aveva il silenzioso. Ma guarda, sono fortunatissima che con un occhio così ho scritto il nome della sua azienda su internet. Nome, ho cercato dove più o meno, perché il nome è col cavolo che mi ricordo, non lo so, so più o meno dove lavora. Sono andata a cercarlo su internet, ho chiamato. Ho aspettato fino alle 11, l'ho chiamato, è venuto di corsa, è stato gentilissimo, gentilissimo veramente, cioè anche non era obbligato, è arrivato di corsa, ha chiamato l'emergenza perché qua, sapendo che, faccio vedere. Qua hanno. Ti danno quando ti iscrivi nel tipo l'ASL qua, che è in ospedale, ti danno questa tessera qua, che praticamente c'è il mio specie di codice fiscale, un numero della tessera sanitaria più che altro, con i numeri da chi chiamare, il numero di emergenza e tutto il resto, il mio NIE, che sarebbe il codice fiscale. E ha chiamato l'emergenza e gli hanno detto: guarda, subito vi chiama il medico perché adesso con la storia del Covid non si può andare in ospedale così. Bene, abbiamo chiamato alle 11, ci hanno richiamato alle 2. Potevo morire tranquillamente. Allora niente, lui, come vi ho detto, gentilissimo, mi ha preparato la tisana, mi ha aiutato a tenere le gambe in su per la circolazione, cioè mi prendeva in braccio, mi ha portato in bagno a vomitare, proprio una cosa orribile. Comunque riconosce anche le persone in questa situazione qua, poteva fregarsene, ma invece proprio è stato gentilissimo. Guarda, una giornata traumatica, traumatica, dopo che ho preso la tisana e tutto il resto, mi ha aperto tutte le finestre di casa per girare l'aria. Io penso che era la bombola del gas, perché per fare il scaldamento, questo qua, c'è lo scaldamento a gas, credo che c'era qualche fuga o qualcosa e io veramente potevo rimanere secca, perché se non mi chiamava mia sorella rimanevo là, a letto.
Ma la cosa assurda è che sono stata male solo io. La mia cagnolina sta bene da Dio perché lei saltava, voleva entrare a mangiare la coniglietta. Quindi non lo so, alla fine non so cosa è successo realmente. Io penso che sia la bombola, infatti l'ha presa, l'ha portata subito da dove l'ha comprata. E loro, piuttosto di preoccupare della situazione che la bombola non funzionava, si preoccupavano più che altro, gli chiedevano se ha il contratto, perché qua per avere la bombola a casa devi fare un contratto, e che io sinceramente non so neanche che cos'è. Io ho la doccia, queste cose qua, c'ho il gas installato. Non ho la bombola, odiavo la bombola, cioè proprio lo sto usando perché fa freddo solo, ma io non lo userei mai, poi mai. E quindi per un pelo mi rimanevo secca. Tra questa cosa qua del gas, tra l'altro giorno si è messa a piovere tantissimo, tanto, 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 mi è cominciata a entrare l'acqua dalla presa di corrente. Io non ho visto, io sentivo solo un rumore dell'acqua che mi entra in casa, ma non riuscivo a capire da dove arriva. Stavo facendo il giro a casa, vado a chiudere le finestre e tutte le tapparelle, perché qua l'installazione, come al solito, cioè fatti con le ciabatte, e quindi vado a chiudere così quando piove non mi entra l'acqua in casa. Faccio il giro, proprio con la coda dell'occhio vedo macchie di acqua. Se mettevo i piedi lì dentro, o li metteva le zampette, o li metteva cali, cioè rimanevamo secche o io o lei. Il problema è che il salvo è scattato dopo. Potevo morire tranquillamente. Io questa casa mi sa che devo cambiarmi di casa perché vuole uccidermi. E quindi, ragazzi, niente, questo qua è il mio vlogmas di Natale quest'anno. E niente, per la gente è stata un'esperienza un po' così. Oggi e mi gira un po' la testa. Realmente avevo un appuntamento con la mia amica già ieri, l'Alessia, per vederla, e ho spostato oggi, però non me la sento di prendere la macchina e andare a Valencia per niente, perché mi sento proprio tutta così, mi sono tappate anche le orecchie, quindi gioia della vita! Mi sento viva! Comunque, bella gente, spero che vi sia piaciuto il mio video, spero che sono stata di compagnia e niente, sto bene per chi si è preoccupato, soprattutto mia sorella, la Yami, poverina, si è presa uno spavento, e il ragazzo con cui sto uscendo anche, che è gentilissimo, non mi ha mollato un secondo. E quindi niente, bella gente, spero che passate una bellissima giornata, anche se la giornata di oggi è orrenda, però noi troviamo il bello in tutto. Per un pelo crepavo, però fa niente. Ciao bella gente, buona serata. Ah, non mi sono cambiata perché sinceramente non ho voglia di cambiarmi, quindi farò un altro video vestita uguale. Ciao bella gente, spero che vi sia piaciuto il mio video, spero che vi piaccia il mio canale. Se volete che vi parlo di qualcos'altro, questo vlogmas, fatemelo sapere, scrivetemi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. E niente bella gente, alla prossima. Ciao belli! La mia bambina che sta dormendo, la patatina di mami, la mamita che ti ha disturbato, la mia bambina bella. Quando una mamma fa i video, lei si comporta bene e sta qua ad aspettare. Bella la mia patata di mami. Invece guarda la mia Tamara, la mia patatina. Basta che mi avvicino a Tamara e lei che sta dormendo arriva nell'immediato. E questa qua è la gabbietta che avevo del mia cricetina che mi è scappata. La stronza, gli ho lasciato, gli stavo sistemando spazio suo e tutto il resto, che le lasciavo anche lei la gabbietta aperta con spazio chiuso, e mi è scappata via e non so come ho fatto. Comunque questa è qua la mia Tamara e
questa qua è la mia Cali, questa è la mia Cali, che le lascio sempre la gabbietta aperta, questo qua ha tutto spazio suo, che mi ha mangiato tutte le piante, guarda come mi ha mangiato tutte le piante, la mia patatina, gli ho pulito ieri sera la sua gabbietta, guarda come è piena di cacca. Ah, qua piena di cacca, pieno. Lo pulisco una volta al giorno, ma la gabbietta ogni 2 giorni la pulisco e poi li vado a prendere quest'erba qua, la prendo dal campo. Boom.